Buongiorno, allora buon lunedì, buon inizio settimana. Piovoso, ci ha graziato ieri del sole, oggi piove di nuovo, va bene lo stesso. Allora sono andata al forno a prendere una pizzetta e portarla a scuola a Samuele. E invece Anna questa mattina ha preso il cornetto. Sono andata a prendere delle cotolette già panate. Questa volta mi sono semplificata il lavoro, le ho prese già panate perché mi hanno chiesto cotolette per pranzo, anzi poi più tardi devo andare a prendere dei pomodori e niente, come ogni mattina ho aperto tutte le finestre così fa il suo ricircolo d'aria e niente, adesso mi bevo il caffè, ci beviamo il caffè insieme. Ci beviamo il caffè insieme e poi mi metto all'opera. Allora, aspettate che vi poggio. Ecco qua. Poi ho detto buongiorno, probabilmente poi questo video lo vedrete di pomeriggio, di sera. Abbiamo cambiato la guarnizione qua, ma va dura sta cosa, manovella, mamma mia, mi stava volando. Gli spinaci devo mangiare. E vabbè, mangiamoci, beviamoci questo caffè insieme. Almeno ci diamo un po' di carica. Normalmente non lo bevo mai il caffè di mattina, che poi mi fa male lo stomaco. Però oggi sarà il tempo, mi devo dare una carica. Ieri, come avete visto, ho fatto il dolce, che ora ne è rimasto giusto questo pezzetto qua. E ne ho sceso un triangolo giù a mamma. Gli è piaciuto un botto, infatti mi fa gli ingredienti, chi ha detto che quello di ce li ho, però vabbè, me l'ha voluti dare, me li ha messi qua, farina, uova. Fammi questa torta perché, guarda, pure a tuo papà gli è piaciuta tantissimo, quindi falla. E mo pomeriggio mi metto e gliela faccio al negozio. Ho comprato anche il burro cacao a ciara, questo della Leocrema rosso, così sicuramente un po' fa colore, che è così lei è fissata con i trucchi. Ho detto ti ho preso il rossetto rosso. Perché in questo freddo, io avevo l'altra volta una spaccatina qua, poi ho comprato questo qui che funge pure da rossetto perché è quello rosa della Labello e mi è passato, non ce l'ho più, non riuscivo nemmeno a fare così che mi sentivo proprio che mi s'apriva la ferita, mamma mia, un dolore atroce. E niente, siccome ho tutta l'aria e si stanno facendo le 10, mi metto. Mi do una spicciata. Un bacio e a più tardi. Allora, ho spolverato, passato la scopina e poi ho passato questo pannetto che si vede già che è un po' della Kipau, che è già un verde più scuro, un po'
sporco. E mo mi rimane solo di pulire, mettere i tappeti, chiudere le finestre e mi pulisco il bagno. E ci aggiorniamo più tardi. Io ancora ho queste qua, poi se mi consigliate di mettermi sotto le grinfie di mia figlia? Sì! Sì, dai, finché durano queste. No, domani le compriamo. No. Oh, scrivete nei commenti se deve cacciare domani oppure se deve tenere. La maggioranza vince! Aiuta! Allora, dalle clip precedenti è passato un pochettino perché avevo registrato che era quasi fine settimana e mo si sta avvicinando lo stesso un fine settimana, però in questi giorni sono stata malissimo e non sono riuscita nemmeno a registrare. Mi sarò presa di freddo sicuramente tenendo sempre tutte queste finestre proprio spalancate e mi sarò un pochetto raffreddata, cioè ieri sera ero proprio KO, infatti mi sono dovuta prendere una tachipirina e mettermi proprio a letto e stamattina diciamo che molto meglio. Comunque, cosa volevo dire? Anna, come avete visto dalle clip, si è voluta comprare il kit là per imparare un po' a fare le unghie, perché è una cosa che gli piace e quindi le abbiamo comprate, così ci esercita un pochettino. E niente, c'ho i bimbi che hanno qualche residuo di raffreddore. Di raffreddore, mo stasera gli do un po' di sciroppino perché pomeriggio siamo stati dalla pediatra e mi ha dato, gli devo dare lo sciroppo, uno spray nasale, poi mi ha ordinato delle goccine a mo' di vitamina per Chiara. E Samuele deve fare una cura di 3 mesi perché ha le tonsille un po' fatte ed è una specie di tipo una specie di vaccino, delle compressine che deve sciogliersi in bocca la sera prima di andare a dormire, che funziona anche per evitare comunque tonsilliti, otite, quindi una curetta che va fatta per 3 mesi, però del resto diciamo che tutto a posto, le ha visitate, hanno spalle, petto libere e niente, vado a fare l'infermiera, ci aggiorniamo. E mi ero dimenticata, allora aspettate che mi si blocca, no, non si blocca più. Allora, avevo detto che gli avevo comprato questo qui, però non è rosso, che è bianco, vabbè. Però questo è il secondo, perché adesso vi racconto che cosa è successo con il primo. Io l'ho comprato quando è arrivato dall'asilo, io l'ho dato, e poi mi sono messa a preparare la cena. Anna poi voleva aiutata a ripetere storia,
e li ho lasciati in cucina loro. Poi sono ritornata in cucina per finire di preparare la cena. Tapposa, inoltre mi sento Chiara che mi fa: mamma, ho finito. E lì per lì ho detto: si sarà presa mentre ero in camera qualcosina da mangiare. Mi giro e te la trovo tutta spalmata di burro. Cioè, praticamente l'aveva finito. Cioè, tanto così di burro cacao, spalmato per tutto il viso, il collo. Non vi dico com'era tutta bella lucida. Io così: Chiara! E mi dicono che te lo devi finire in una giornata. Cioè, in una giornata, in 2-3 ore. Si era praticamente messa tutto il burro. Ho detto: ma domani te lo ricompro, però te lo tengo io. E te lo metti la mattina prima di uscire, la sera prima di dormire, quando ti bruciano un pochettino le labbra. Però dico: te lo tengo io, perché sennò un burro cacao che dura 2-3 ore non si può sentire. No, ma se, non vi dico come si era aggiustata. Mamma mia. Non vi dico. Poi ieri ho fatto, avevo due ricottine che mi stavano scadendo e ho sempre il solito, sempre la solita ricettina. Sì, sempre la solita ricettina, quella delle tre uova, un bicchiere di latte, un bicchiere di olio, uno di latte e uno di olio. E aspetta Chiara, aspetta che mo vengo. La solita ricetta, però poi invece del latte ho aggiunto, diciamo, le ricottine. E poi ho messo anche il cacao, buonissima, che è quella che si vede nella foto questa mattina con il cappuccino. Bene, siamo arrivati a sera. Vi auguro una buona notte. E grazie per i bellissimi commenti dei miei video, piccoli video e shorts precedenti. E niente, vi mando un bacio, spero di esservi stata di compagnia, anche se anche questo non è proprio grandissimo come video, però diciamo, spero che sia stata di compagnia. Vi auguro una buona notte, ci aggiorniamo con un prossimo video. Buonanotte, ciao.